Benvenuti al TG della Nuova Calabria. In questa edizione parleremo delle prospettive per il turismo calabrese con la vetrina rappresentata dalla BIT Milano, che è in corso di svolgimento proprio in questi giorni, e ci sarà il canonico angolo dedicato all'US Catanzaro 1929. Partiamo però da una notizia di cronaca: c'è stato un grave incidente sulla 106 nel Cosentino, nel comune di Cassano allo Ionio. Purtroppo nell'incidente che ha visto lo scontro di due auto ha perso la vita un giovane di 19 anni di Crotone, si chiamava Matteo Porto, l'autovettura oltre alla vittima aveva altri quattro passeggeri che stavano rientrando da Napoli, e quindi un'altra vittima sulle strade calabresi. Adesso cambiamo argomento e, come anticipato, passiamo all'appuntamento della BIT di Milano, intervenuto il presidente della giunta Roberto Occhiuto, che è anche appunto la delega al turismo. Sentiamo cosa ha detto. Sì, sono molto contento di questo, perché in questi due anni sono riuscito a fare quello che mi proponevo, cambiando il racconto della Calabria. Prima si parlava della Calabria solo e soltanto per i problemi, oggi si parla della Calabria anche per le straordinarie ricchezze potenziali che la Calabria ha. Bisogna cambiare anche il racconto del turismo, bisogna far capire ai turisti che la Calabria non è solo mare, ma la Calabria è turismo religioso, è percorsi di enogastronomia d'eccellenza, è montagne bellissime, è borghi straordinari, è cultura e storia, quella della Magna Grecia. Allora, manifestazioni come queste servono anche a far dire a quanti pensano che la Calabria sia solo mare, che la Calabria è una regione capace di stupire in positivo perché è molto altro oltre che mare. Sì, il turismo religioso è molto importante perché il turismo religioso muove 300 milioni di turisti solo in Italia ogni anno. E noi abbiamo il Santuario di Paola, ma anche altri luoghi di turismo religioso che potrebbero essere attrattori di sviluppo. I miracoli li chiediamo a San Francesco, ma io vorrei che i calabresi fossero capaci di farli in proprio i miracoli, no? Credendo un po' di più in loro stessi e nella Calabria, e poi forse anche i santi ci aiuteranno un po' di più. E sempre da Milano, Occhiuto, legato ovviamente al tema del turismo, ha anche indicato quelli che sono gli obiettivi di incremento del numero dei passeggeri negli aeroporti calabresi. Si sta lavorando sia a Reggio Calabria sia a Crotone, oltre che sulla principale che rimane quello di Lamezia Terme. Il presidente Occhiuto ha indicato come obiettivo nei prossimi anni raggiungere quota 5-6 milioni di passeggeri ogni anno. Vedremo se sarà così. Nel frattempo, spostiamoci a Catanzaro, torniamo quindi in Calabria. Quest'oggi è stato siglato un protocollo d'intesa fra la Fondazione Astrea e la Camera di Commercio Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Sentiamo il presidente della Fondazione Caruso e il presidente della Camera di Commercio Falbo. Di sviluppare una serie di progettualità finalizzate alla predisposizione e alla diffusione di iniziative di carattere formativo, nonché l'incremento e la valorizzazione dell'aggiornamento professionale del capitale umano, anche attraverso il ricorso allo strumento del lifelong learning ed in linea con i principi del Consiglio europeo di Lisbona, di cui appunto alle premesse, perché sono state identificate nelle premesse. Io a questo punto passerei direttamente la parola al Presidente Caruso proprio per illustrare meglio quello che è l'agire del nostro sentire comune anche e poi quello che sono i valori e i principi della Convenzione stessa. Prego, Presidente. Sì, grazie a tutti, grazie al Presidente Falbo che ci ha onorati di essere qui oggi per formalizzare questo protocollo d'intesa che già ci ha visto protagonisti con la Camera di Commercio di Roma e con la Camera di Commercio di Catania. E,
rifaccio essenzialmente alle parole del Presidente Falvo, cioè di una formazione che debba essere sempre di più collegata col mondo del lavoro. Noi ci occupiamo in particolare di favorire l'ingresso dei giovani all'interno delle forze armate di polizia, e poi abbiamo una scuola notarile di magistratura con la quale prepariamo alle professioni legali. Però, purtuttavia, diciamo, essendo questi i nostri brand principali, che anche qui in Calabria hanno visto tantissimi ragazzi e tantissime ragazze diventare uomini e donne dello Stato, tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia penitenziaria, e tra magistrati, notai e avvocati. Quindi, anzi, devo dire la verità che proprio quest'anno, in maniera particolare, la nostra sede di Catanzaro ha sfornato veramente tantissimi ragazzi, sia nelle forze di polizia che nelle professioni legali. E di questo ne siamo veramente felici, perché abbiamo dato veramente un'opportunità, abbiamo trasformato sicuramente una passione alla realtà lavorativa di tutti i giorni, e non solo, abbiamo dato anche a questi ragazzi la possibilità di guardare al proprio futuro certamente in maniera più serena. L'equipaggiamento stesso, che è quello di fare sinergia, di fare unione e di fare squadra. Nel mio compito di promuovere e rimuovere gli ostacoli per quanto riguarda l'accesso al mondo dell'imprenditoria femminile, ma anche a nuovi sbocchi lavorativi per le donne, ho iniziato a intraprendere dei rapporti di sinergia con altre associazioni e istituzioni. Non a caso oggi abbiamo posto le basi per un altro protocollo d'intesa che spero celebreremo, come hai usato tu la terminologia prima, molto presto con l'Associazione Internazionale Sora Optimist, perché fondamentalmente le nostre finalità convergono, e già da febbraio porteremo avanti insieme. E passiamo allo sport, il consueto angolo dedicato al Catanzaro Calcio. Dopo il pareggio 1-1 contro lo Spezia dell'ultima giornata del campionato di Serie B, ci fa il punto Antonio Argentieri Piuma. Il Catanzaro ritorna in campo dopo la buona prestazione di La Spezia, e lo fa in vista di un altro match importante con l'Ascoli in programma sabato prossimo. Il Catanzaro ha ripreso a giocare e ha dato prova di una buona prestazione, di grande concentrazione in campo contro una formazione fatta di ottime individualità che mira alla salvezza. I giallorossi sono ritornati in campo per la seduta quotidiana e stanno già preparando questo match con grande attenzione. Saranno due partite in casa con l'Ascoli e con il Sudotirolo, quindi ci sarà tanto da fare per il tecnico Vivarini. Buone le prove dei due nuovi arrivi, Antonini e Petriccione, che hanno dato segnali di ottimi segnali di integrazione con il gruppo. Questo l'aggiornamento, era l'ultima notizia per oggi. Vi ricordo sempre di seguire gli aggiornamenti sul sito della Nuova Calabria, su tutti i nostri canali social, Facebook e anche su YouTube per i contributi video. Io vi do appuntamento alla prossima edizione del TG della Nuova Calabria.